Etimologicamente, la parola ghetto si riferisce a una zona di Venezia assegnata nel 1516 agli ebrei come luogo di residenza. Il luogo ospitava una fonderia, in veneziano geto, poi getto, cioè la gettata, ovvero la colata di metallo fuso. Gli ebrei di origine tedesca pronunciavano questo nome con la G dura, da cui derivò ghetto, che dal XVI secolo indicò in tutta Europa il quartiere dove gli ebrei erano confinati ad abitare e dove venivano rinchiusi di notte. Il ghetto di Verona, istituito nel 1604, occupava un'area adiacente a Piazza delle Erbe, compresa tra via Mazzini, via Pellicciai e via Quintino Sella. Il nostro tour inizia dalle cosiddette case-torri che si affacciano nel cuore della città di Verona. Siamo in Piazza delle Erbe. Come vedete, questi edifici alle mie spalle si differenziano per architettura e per struttura da tutti gli altri palazzi qui intorno e rappresentano tutto quello che resta dell'antico ghetto ebraico. Quando fu istituito il ghetto, la popolazione ebraica all'interno crebbe, si arrivò a circa 1400, anche quasi a 2000 presenze, ma lo spazio non c'era, l'unica possibilità era quella di costruire, sopraelevare le case. Tu tieni in mano il libro di Pavoncello, che fu rabbino a Verona e che riporta una testimonianza, la leggiamo? Alcuni fra i più anziani della comunità di antico rito spagnolo sefardita ricordano ancora l'antico oratorio consistente in un'ampia sala al quinto piano di una delle due case tuttora esistenti che dà sulla piazza Erbe, edificio che fu ricostruito nel 1759. Dove potremmo identificarlo secondo te? Un oratorio o anche una zona di studio, normalmente, o quelle che erano le sinagoghe, è uso costruire all'interno delle case, ma direttamente a contatto con il cielo. Allora normalmente venivano fatte all'ultimo piano, quindi presumo che sia l'ultimo piano di quella torre che si vede guardandola di fronte da Piazza Erbe sulla destra. Le prime frammentarie testimonianze della presenza ebraica a Verona risalgono in realtà al 600. Nel 1400, sotto la Serenissima, gli ebrei vivevano e si occupavano della concessione di prestiti a interesse nella zona di San Sebastiano, in particolare in Vicolo Crocioni, toponimo che rimanderebbe alle croci di spregio dipinte sulle loro case e dove pare fosse attiva una sinagoga, un piccolo tempio di cui non resterebbe traccia. Siamo in Vicolo Crocioni, una traversa di via Cappello, e sempre Nello Pavoncello ci riporta questa testimonianza. Alcuni affermano che questi era ubicato in quel portoncino che si trova ad angolo, vicino al grande negozio di oggetti casalinghi. Sarà vero? Beh, oggi quell'antico negozio di casalinghi è stato sostituito da un negozio di abbigliamento, però il portoncino presumibilmente sarebbe questo. Ci spostiamo poco più in là, lungo Via Nuova, oggi Via Mazzini, ed entriamo in Vicolo Corte Spagnola, tra l'ex Supercinema e il retro delle case torri, quel che resta della cosiddetta Corte Spagnola, dove nella prima metà del 1600 si stabilì un folto gruppo di ebrei sefarditi provenienti da Spagna e Portogallo. Al tempo un vicolo angusto, completamente chiuso, come ci mostra questa foto d'epoca. Proseguiamo su via Mazzini fino a questa lunga fascia di ottone per terra che delimita il lato dell'antico ghetto contrapposto a quello in via Pellicciai e che durante i lavori di pavimentazione il comune di Verona volle evidenziare così. Da qui entriamo in via Portici, che fu strada grande, cioè la via principale. Qui si trovavano anche i due accessi. Sì, esattamente. Uno dove ci troviamo in questo momento, che è l'accesso da via Mazzini, o quella che era chiamata via Nuova. E il secondo accesso in fondo là, con via Pellicciai. Le porte venivano chiuse la sera e al di fuori delle porte montava il servizio due persone che erano dei cristiani, che però venivano pagati dalla comunità ebraica. Ma il loro servizio non era tanto quello di controllare che nessuno entrasse e che nessuno uscisse durante la sera. Questo palazzo porticato, che oggi ospita gli uffici della comunità ebraica di Verona, ci conduce all'attuale sinagoga, inaugurata il 29 settembre 1929.